un avvertimento per questioni legate al lavoro. Sarebbe questa la pista investigativa che i carabinieri di Reggio Calabria stanno seguendo riguardo il movente del ferimento avvenuto nella serata di ieri al dirigente del settore lavori pubblici e programmazione del comune, Pasquale Crucitti. Secondo gli inquirenti, l'agguato è stato compiuto con il chiaro scopo di intimidire il dirigente. Le due persone che hanno sparato, dopo averlo seguito con uno scooter mentre raggiungeva in auto la zona del centro in cui abitava ed aver atteso che parcheggiasse la sua auto, hanno mirato volutamente alle gambe con l'intento di lanciargli un avvertimento. Crucitti, che è stato successivamente ascoltato dai carabinieri, non avrebbe fornito elementi utili alle indagini, ma gli investigatori non hanno dubbi sul fatto che il movente sia legato all'attività professionale del dirigente comunale ed è per tale motivo che è stata acquisita la documentazione relativa alla pratica di cui Crucitti si stava occupando al comune di Reggio Calabria, per cercare di venire a capo del movente che ha spinto i criminali ad agire con lo spietato avvertimento.